Intanto vi ringrazio per essere qui presenti in questo giorno, in questa piccola cerimonia, ma significativa cerimonia di scopertura della statua di San Domenico di Guzman. Vi spiego però in 5 minuti perché, il perché di questo condomario, tra l'altro, perché l'iniziativa parte un po' insieme dalla parrocchia e dal comune. Qui sapete che fu edificata una chiesa nel secolo XVII, alla fine, intorno al 1654, se non ricordo male, che diciamo dai dati che abbiamo, che è sempre così popolarmente conosciuta come chiesa di San Martino, non specificando quale San Martino, perché di fatto esistono due San Martino, che non casualmente, oggi questa cerimonia abbiamo deciso di farla oggi, nel mese di novembre, mese nel quale appunto si festeggia San Domenico di Tours l'11 di novembre, San Martino di Tours l'11 di novembre e San Martino de Porres invece il 3 di novembre. È mai San Martino, quindi c'è un dubbio su quale San Martino, anzi il dubbio diciamo potrebbe essere sciolto dai documenti che andremo speriamo a ritrovare nell'archivio della parrocchia della diocesi sia di Oristano e sia della vecchia diocesi di Santa Giusta, cui faceva parte a Basanta in quegli anni, nel 1600, perché appunto vorremmo dare veramente ricordare questa chiesa come col giusto San Martino, cioè col San Martino quello che realmente e secondo noi perché i dati diciamo sono i dati che si conoscono sono quelli di San Martino de Porres è vissuto negli anni in cui è stato ed è morto negli anni in cui è stata costruita questa chiesa, era un frate domenicano San Martino de Porres e quindi con un legame con San Domenico. In quegli anni nel 1600 esisteva un convento a Busacchi di San Domenico dei Domenicani, San Martino de Porres, se non ricordo male, diciamo, è diventato frate in un convento dedicato al Rosario e diciamo, questa chiesa sarebbe stata costruita grazie all'interessamento della confraternita del Rosario che c'era anche alla Basanta e quindi attraverso di loro è stata costruita questa chiesa. Quindi, noi nel tempo cercheremo di risolvere questo dubbio e cercheremo anche di inserirlo in un libro, in un documento o anche in un DVD, un documento che comunque in qualche modo riporti questa storia e questi dati che nel tempo sono stati recuperati da dei nostri concittadini che voglio ringraziare, in particolare Enzo Mattana e Lucio Pinna, che hanno fatto delle ricerche e quelle sono per noi state utili per oggi per avere appunto dei punti di partenza per poter fare anche questa premessa. Però ci interessa arrivare al dunque e quindi risolvere anche capire quale San Martino, a quale San Martino era dedicata questa chiesa. Per cui quello che vi dicevo prima, essendo vissuto nel 1600 e siccome a Basanta, come il resto d'Italia, come il resto della Sardegna, aveva vissuto un periodo difficile, la carestia e pesti, la peste nera, quindi probabilmente c'era una maggior da parte dei cittadini, della popolazione, c'era un periodo di grande difficoltà, per cui c'era stata questa iniziativa di costruire una chiesa per avvicinarsi un po' alla chiesa, alla religione e a pregare perché questo periodo potesse in qualche modo essere superato agevolmente. Quindi diciamo ci sono diversi elementi che però devono essere diciamo avvalorati da tanti storici che propendono per il San Martino de Porres, che è appunto un frate di origine peruviana, di padre spagnolo e di madre africana. San Domenico, perché la statua di San Domenico? Quindi perché comunque è stata una festa popolare, ho trovato dei documenti e sembrerebbe che l'ultima festa, perché si faceva la novena e si facevano diciamo, i riti delle messe durante quel periodo della festa di San Domenico, sino al 1954. Questo risulta l'ultima data poi, che risulta appunto dagli atti che ho consultato. La chiesa, come sapete, è stata demolita, anche qui c'è un inquadramento più preciso, si parlava degli anni 70, è stata sicuramente demolita tra agosto
del 1970, che è una data in cui il comune ha fatto una delibera con cui si decideva la demolizione di questa chiesa, e mi pare settembre del 72, data in cui un'altra delibera fa riferimento ad una sottoscrizione popolare per costruire una chiesa, per appunto ricavare delle risorse finanziarie per costruire una chiesa, una cappella nella località di Senare Manno. E però in questa delibera fa riferimento al fatto che la chiesa era stata già demolita, quindi vuol dire che l'intervallo di tempo è questo. Cercheremo di trovare gli altri documenti che in qualche modo ci dicano effettivamente quando è stata demolita, attraverso insomma, altri documenti che ci saranno in archivio sicuramente. San Domenico, questa statua che è stata realizzata dal nostro concittadino Mario Satta, che ringrazio, che è qui presente, che poi potrà intervenire dopo, è stata diciamo commissionata dal comune di Abbasanta tra il 95, ma mi pare che poi fosse all'inizio della legislatura, nella legislatura 95-2000, con l'idea però di, anche in questo caso, di portare questa statua a Senare Manno, nella località di Senare Manno. Questa statua era, come dire, messa in un deposito del comune già da diverso tempo, e con Don Mario l'anno scorso abbiamo così detto: ma perché questa statua, che comunque riprende la statua in legno che, di San Domenico, che era nella chiesa di San Martino e che oggi è nella sagrestia, in una delle sagrestie della non sagrestia, nel ripostiglio della parrocchia, diciamo che è stata appunto realizzata in quegli anni e poi era lì. Quindi con Don Mario abbiamo deciso: perché non la facciamo pulire, la facciamo sistemare e la mettiamo. Poi abbiamo deciso insieme di sistemarla qui, perché qui c'era la chiesa, qui è un ricordo della chiesa di San Martino, qui però comunque veniva festeggiato San Domenico, quindi ci sembrava giusto collocarla in questo luogo. Poi successivamente, ripeto, speriamo di poter acquisire tutti i dati che ci consentano poi di definire il San Martino a cui faceva riferimento la chiesa, e poi magari un giorno, chissà, anche con l'amministrazione che mi onoro di presiedere, di realizzare la statua anche di San Martino, o de Porres o de Turma, lasciamo ancora il dubbio, metterla qui a fianco e ricordare appunto che in qualche modo, ecco, noi abbiamo fatto un lavoro, l'abbiamo fatto da tanto, di, come dire, ricostruire anche le cose del passato, perché comunque sono le radici nostre, le radici della nostra comunità, e sono dei valori che aiutano ad amare la nostra comunità di più, e soprattutto è un esempio per i giovani, per le nuove generazioni, perché non perdano il passato, non recuperino anzi tutta la storia passata, perché gli aiuti a vivere meglio il presente e soprattutto il futuro. Quindi io ringrazio Don Mario, perché appunto in questa iniziativa siamo in qualche modo ci ha aiutato appunto a portare avanti questa iniziativa. Ringrazio Enzo Mattana, Lucio Pina, ringrazio Mario Satta, che poi interverranno. Adesso direi che, se Don Mario non vuol dire altro, scopriamo la statua e la targa, e poi Don Mario diciamo. Carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare, esponendo alla venerazione del popolo cristiano una nuova immagine di San Domenico, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa celebrazione. Offrendo alla devota attenzione dei fedeli le immagini dei santi, la Chiesa Madre vuole porre sotto i nostri occhi l'effigie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e in morte, perché innalzando lo sguardo alla città futura possiamo scorgere la via per la quale i santi sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni. Ci amano, ci soccorrono, intercedono per noi, in forza del misterioso vincolo di comunione
fra i membri della Chiesa pellegrina nel mondo e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del cielo. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine di San Domenico, amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, gloria e letizia dei tuoi servi fedeli che ci hai dato in San Domenico, un segno della tua protezione, faccia risplendere il suo volto su di noi. Amen. L'intercessione di San Domenico vi liberi dai mali presenti e il suo esempio vi sproni a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Amen. Possiate godere con Maria, Regina di tutti i Santi, la gioia e la pace di questa patria, nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questa statua e su tutti quanti noi. Amen. Come avevamo detto, questo santo, ripeto, è morto alla fine del 1600, ed è stato la causa di beatificazione, diciamo, è stata avviata subito, però si è interrotta più volte. Al punto che è diventato santo, questo San Martino appunto de Porres, nel 1962, quindi con Papa Giovanni XXIII. Per cui uno degli elementi che fa propendere verso questo è che appunto non poteva essere dedicato una chiesa a un santo che ancora non era stato canonizzato. Per cui, però, ripeto, questa è un'ipotesi, cercheremo di diciamo, sciogliere questo dubbio attraverso la storia, attraverso i documenti che speriamo di poter recuperare nei vari archivi, insomma, della parrocchia. Mario, vuoi dire qualcosa? Mario Satta, il nostro carissimo artista che ha realizzato la statua, a cui fai un bel applauso. Grazie. C'è poco da dire, hanno detto tutto loro. Questa statua è stata... Ho iniziato intorno al 93-94. È stata accantonata dentro un cappanone del vecchio mattatoio perché non è stata mai sistemata, perché mi sono rifiutato di restaurarla perché qualche vandalo gli ha amputato le mani, gli ha tranciato tutte le dita, e quindi ho detto: ma ne vale la pena continuare a restaurare e poi un'altra volta e tagli ancora? Poi alla fine c'è voluto il nostro sindaco e Don Mario, che con una certa insistenza mi hanno convinto a restaurarla. È stato, credetemi, più difficile restaurare, fare le dita che fare la statua di sana pianta, perché ci è voluto un sacco di tempo. Cosa devo dire? Ho sviluppato questa statua in altezza per essere vista da lontano, come aveva chiesto il vecchio sindaco, perché volevo metterla appunto su una le mani. Ho detto: l'ho fatta in un modo, sviluppata in altezza per essere vista proprio da lontano, anche non rispettando tutte le regole, però ho dovuto stilizzarla, visto il masso gigantesco che era. Ho detto: la facciamo in altezza, dandogli una, perché la statua originale in effetti era molto più larga e più bassa, quindi ho detto: facciamo qualche cosa di personale rispettando il ritratto e la gestualità delle mani, che è molto importante perché è così in originale.